Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Oggi parliamo di tre alternative cheap, quindi economiche, ma ugualmente efficaci alle proteine in polvere. Non dico nulla di nuovo, ce ne siamo accorti tutti, il costo delle nostre amate proteine, sto parlando delle proteine del siero del latte, ma anche i blend vegani, è salito alle stelle. Alcune fonti online riportano un aumento del prezzo delle proteine di oltre 87% dal 2020 al 2022, altre fonti sostengono che c'è stato un aumento anche superiore del 100%. Fatto sta, ce ne siamo accorti tutti, il costo dei nostri barattoli di proteine o sacchi di proteine è veramente diventato un costo esorbitante, al punto che con l'aumento del costo della vita, l'inflazione, il costo delle materie prime anche nei supermercati, molti sportivi ovviamente hanno dovuto rinunciare ad alcune spese essenziali, fra cui ovviamente quella degli integratori. Ma tuttora nel 2023 continuo a ricevere regolarmente la domanda da parte di neofiti, ma anche di coloro che vivono ancora dei miti, delle leggende tramandate negli spogliatoi delle palestre, ovvero le proteine in polvere sono necessarie per l'aumento della massa muscolare. E ovviamente è così, purtroppo ancora oggi molti pensano che le proteine in polvere siano la via dell'anabolismo. Se non prendi le proteine in polvere non ti puoi identificare come un bodybuilder hardcore che ovviamente va in palestra per cercare di massimizzare i guadagni muscolari. E ovviamente per molti neofiti, e qui ovviamente ci sono insomma colleghi o pseudo colleghi che in realtà fanno credere a queste persone che si avvicinano al mondo della palestra che prendere le proteine è essenziale in realtà per diciamo aumentare la massa muscolare, quindi insomma danno quasi più importanza alla vendita di un integratore più che all'allenamento e alla dieta. Quindi sfatiamo un'altra volta questo mito. Ovviamente le proteine in polvere sono un integratore, come tale dovrebbero integrare un'eventuale carenza proteica. Ovviamente se questa carenza proteica non c'è, è un costo aggiuntivo che semplicemente andiamo a mettere nel nostro budget, magari quando non riusciamo a consumare un pasto completo, quando dobbiamo consumare un pasto portatile, non abbiamo tempo di sederci a tavola per consumare un pasto bilanciato, come dovrebbe essere in realtà la norma per chi va in palestra o comunque chi persegue l'obiettivo di un miglioramento della composizione corporea e un aumento della massa muscolare. Quindi proteine in polvere dovrebbe essere un'eccezione. Poi ci tengo sempre a sottolineare questa cosa perché molti non l'hanno ancora capita, non è tanto l'apporto proteico che va a stimolare la sintesi proteica per l'aumento muscolare quanto un giusto stimolo allenante. Quindi in realtà non avrebbe neanche tanto senso consumare ingenti quantità di proteine se poi in realtà non ci alleniamo a livelli veramente alti o comunque non abbiamo un livello di allenamento, un volume, un'intensità di allenamento tali da giustificare un consumo ingente di proteine. Riporto, ci sono diversi studi, ma uno che mi viene in mente così a memoria, Lemon et al. 1992, hanno dimostrato che diciamo il punto massimo, il consumo massimo di proteine per stimolare la sintesi proteica in bodybuilder che si allenavano 6 giorni su 7 per un'ora e mezza a sessione era di 1.8 grammi per chilo di peso corporeo. Oltre quel diciamo quantitativo di proteine non ci sono ovviamente dei vantaggi ulteriori nel consumare le proteine, a meno che uno voglia consumare le proteine perché si trova in deficit calorico e quindi diciamo utilizza le proteine come per l'effetto saziante. Però sicuramente ecco, se uno decide di fare questa scelta, ci sono fonti proteiche molto più interessanti, magari anche più complete, più naturali rispetto alle proteine in polvere, che sono sostanzialmente qualcosa che andiamo a bere e quindi insomma il discorso della sazietà va un po' a farsi friggere, quando invece insomma possiamo consumare altre fonti proteiche decisamente più interessanti. Il consumo delle proteine in polvere si è diffuso in particolare negli anni 90 con il mito della finestra anabolica, ovvero la necessità di consumare una quota proteica immediatamente dopo l'allenamento. Ci sono ancora alcuni video online che vanno un attimo a beffeggiare questo mito, dove c'è gente che praticamente si beve lo shaker proteico appena finito l'ultimo
ottimo set di allenamento per, insomma, massimizzare i guadagni muscolari e sfruttare la finestra anabolica. In realtà anche qui ci sono diverse evidenze scientifiche che hanno dimostrato che la finestra anabolica in realtà non è una porticina, quindi non è un time frame molto limitato, ma è più che altro un portone, e si può aspettare tranquillamente anche alcune ore prima di consumare un pasto completo post workout, e si ottengono ovviamente gli stessi benefici, gli stessi effetti dello stimolo della sintesi proteica. Poi c'è sempre il discorso che faccio sempre anche nei miei articoli, nei miei post, nei miei video, dell'effetto in acuto e l'effetto in cronico. Ovviamente se non abbiamo una percentuale di body fat bassissima e non siamo in deficit calorico da tanto tempo, l'effetto in acuto, cioè quello che andiamo a consumare, il nutrient timing, quello che andiamo a consumare sul momento, ha sicuramente meno importanza rispetto al seguire una dieta bilanciata con un adeguato contenuto proteico durante l'intero arco della giornata. I feed proteici ovviamente distanziati in maniera regolare durante la giornata sono importanti, però non dobbiamo neanche diventare maniacali sul momento del consumo delle proteine post workout. Se ovviamente dobbiamo spostarci dalla palestra a casa per poter poi a casa consumare un pasto completo che non siano semplicemente delle polveri proteiche, è sicuramente più interessante fare il tragitto in macchina a casa e consumare un pasto completo piuttosto che ingurgitare uno shaker per paura di perdere questo, diciamo, finestra anabolica, questo potere anabolico post workout. Poi in realtà ci sono diversi studi che hanno dimostrato che in realtà non è neanche un male aspettare un po' di tempo prima di consumare un pasto, però non voglio complicarvi troppo la vita. E quindi esistono delle alternative sempre, insomma, derivate dal latte che possono essere più interessanti delle proteine in polvere. Ovviamente queste alternative sono più economiche perché ovviamente non sono un integratore, non ci sono, appunto, sono reperibili ovunque, in qualsiasi parte d'Italia vi troviate. E sicuramente sono più interessanti soprattutto per il discorso del non è necessario, anche se sei un pro, andare ad acquistare delle proteine isolate, idrolizzate, super costose, perché, diciamo, quel tipo di prodotto non ti va a dare quel vantaggio in più, o diciamo il vantaggio, la differenza che fa un prodotto di quel tipo, che può costare adesso anche 70-80 euro al chilo, non è alla stregua di un progresso che puoi avere in realtà in palestra, o un focus maggiore che puoi avere negli allenamenti, o nel mantenere una dieta bilanciata, equilibrata, con il giusto apporto proteico durante tutto l'anno. Quindi non ha veramente senso andare a spendere tutti quei soldi su un prodotto ultra con, diciamo, chissà quanti ingredienti dentro, quelli sono un po' specchietti per le allodole. È più sensato invece cercare di curare, come dico sempre, le basi e garantire in realtà costanza e resilienza nel percorso. Quindi invece di fare le cose fatte bene per pochi mesi pagando centinaia di euro per prodotti che vengono marketizzati come il non plus ultra, è meglio cercare di fare le cose bene per più lungo tempo per riuscire a ottenere migliori risultati. Ma veniamo dunque all'alternativa alle proteine in polvere. Quindi numero uno, il latte. Magari lo sanno tutti, magari no, ma questo è l'ingrediente dal quale vengono estratte poi le proteine isolate del siero del latte, e ovviamente sono state una componente essenziale nella dieta degli atleti, dei bodybuilders della Golden Era. Quindi niente di particolarmente nuovo, ovviamente meno interessante rispetto ai barattoli colorati, nei quali ovviamente sono stato attratto e caduto anch'io nel mio passato quando ho cominciato ad avvicinarmi al mondo della palestra. Ovviamente un flaccone di latte attira meno l'attenzione, magari proprio perché nessuno adesso consuma regolarmente questo tipo di alimenti, non attrae quanto un barattolo o, diciamo, un sacco di una famosa marca di integratori. Interessante per quanto riguarda il latte, e qui ci sono anche studi che ha riportato all'Anargon, ho fatto in realtà la domanda proprio inerente a questo anche durante un Body Power a Birmingham alcuni anni fa,
Il latte intero sembra stimolare maggiormente la sintesi proteica rispetto al latte scremato, parzialmente scremato, e questo perché chiaramente in realtà chi studia nutrizione, insomma, non trova nulla di nuovo in questo, semplicemente perché il latte intero è un alimento che è rimasto intatto, quindi ha la sua food matrix, non è stato processato, non è stato degrassato, e quindi è un alimento che è più riconosciuto dal nostro organismo e quindi va a stimolare la sintesi proteica maggiormente rispetto al latte scremato o parzialmente scremato. Poi ovviamente un'altra strategia che si può utilizzare con il latte ovviamente durante il periodo di massa è poter consumare anche latte aromatizzato al cioccolato, alla banana, alla fragola, non so, Rocky Roads, quindi al biscotto. Ci sono centinaia di versioni e ovviamente anche qui può sembrare meno interessante, ma è l'equivalente cheap più economico di classici 3 scoop di Gainers, quindi questo integratore che viene insomma solitamente suggerito agli hard gainers, quindi le persone che fanno fatica a mettere su massa muscolare, e che è composto praticamente da proteine del siero del latte e ovviamente da zuccheri e carboidrati come il latte aromatizzato, quindi una versione cheap e sicuramente anche più buona da degustare post-workout. Quindi alternativa numero 2, il quark, è un formaggio yogurt fresco, morbido, un po' acidulo, un po' fermentato, può piacere o non piacere, però il profilo nutrizionale è veramente ottimo, alla stregua appunto di alcuni integratori proteici, però particolarmente cheap, e non a caso si può trovare anche, ovviamente non voglio fare nomi, però in molti dei supermercati discount in Italia. E poi quindi alternativa numero 3, i fiocchi di latte, questi magari nel mondo del bodybuilding si conoscono particolarmente perché sono anche questo uno staple del pre-nanna del bodybuilder, contengono caseine e proteine del siero del latte, hanno un profilo nutrizionale ottimo, molto simile anche qui a qualsiasi integratore di proteine, ma molto meno caro, e ovviamente versatili perché possono essere consumati sia in versione salata che in versione dolce, e quindi contribuire insieme ad altri alimenti a un adeguato contenuto proteico che, come dicevo prima, insieme allo stimolo allenante, quindi non è semplicemente mangiare più proteine, contribuisce all'aumento della massa muscolare, lo stimolo della sintesi proteica, ovviamente se l'allenamento è progressivo, l'aumento della massa muscolare. Bene ragazzi, con anche oggi è tutto, fatemi sapere come al solito cosa ne pensate di questo video, se anche voi consumate questi prodotti come alternative alle proteine in polvere, considerando anche l'aumento drastico del costo degli integratori negli ultimi 3 anni, se consumate altri prodotti come ad esempio lo yogurt greco oppure lo yogurt skyr, quindi lo yogurt islandese, oppure ecco, non ho voluto inserire volutamente prodotti come barrette, yogurt proteici, mousse proteica, crema proteica oppure Kinder fetta al latte proteica, perché ovviamente sapete già qual è la mia posizione nei confronti degli alimenti ultraprocessati. Ovviamente ho cercato di concentrarmi su una top 3 di prodotti che sono più naturali possibili, e ovviamente anche cercando di rispettare il criterio del costo. Ovviamente esistono, so benissimo che esistono questi prodotti ora sul mercato, però non sono tanto sicuro che se uno guarda il costo al chilo siano effettivamente più convenienti rispetto alle classiche proteine in polvere. Vanno bene ovviamente come eccezione alla regola quando ci troviamo in viaggio e chiaramente non abbiamo con noi la nostra riserva di quark, latte e fiocchi di latte, però ovviamente non devono rappresentare la regolarità. Sicuramente se volete puntare su alternative più economiche, efficaci e sicuramente più salutari, allora la top 3 che vi ho dato, quindi latte, fiocchi di latte e yogurt quark, sono sicuramente da preferire. Come al solito noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, stay strong!